Chi si prepara? Ok, Bruno, Ola, Gedeon, Samantha. Bruno e Gedeon, venite qua. Allora, adesso mi seguite. Gedeon, adesso mi seguite, ok? E arriviamo subito in studio. Richiudiamo i sigilli. Entrano i prossimi sfidanti, che sono Bruno Cabreriso e Ola Carrieva contro Gedeon Burkhard e Samantha Togni. E guardiamo subito i termini di questa sfida. Andiamo. Io contro di lui, ognuno con le sue armi. Siamo due uomini. Lui è alto, bello e giovane. Io sono vecchio e lasciamo perdere il resto. Ha il suo fascino, che è diverso dal mio. Io cerco comunque di ridere, di buttare un po' sullo scherzo. Io sono tedesco, è tutto un po' più rigido, soprattutto quando sbaglio. La paura di Gedeon non ce li ho, anche se so che è più bravo di me. Penso che Bruno prenda la sfida molto più seriamente di me. È lì che viene fuori il suo animo latino. Oh, ti distruggo. Allora, Bruno contro Gedeon. Gedeon, careful for you. Ancora? Per favore, sì, per favore. Posso bagnare i piedi? Sempre puoi bagnare canzone. I piedi sicuramente. Please. Portali via, portali via, non devono né vedere né sentire, sfida di paso doble e quant'altro. Siete, sei pronto Bruno? Sì. E dicevamo anche, lo sai insomma, no? Ok, numero uno, perfetto. Allora, siamo pronti? 3, 2, 1, vai! Avete ballato un paso doble, giusto? E poi? E poi? Prima del passo doble. Questo l'avevamo già detto. Poi? E poi? Senza suggerimenti. Come in scuola, capito? Io ripeto il primo per prendere il tempo per il secondo. Allora. Allora, poi dopo? Poi dopo loro non possono suggerire. No, era un, non era un Twitter questa volta. Non era un Twitter? E quindi questa volta prendo tempo. E poi questa volta, secondo me, diciamo che un rock and roll? No, non era un rock and roll. Allora ho la seconda chance. Vai. Un jive? No. Allora la terza? Vai. È inutile che guardi lì perché loro non possono non suggerire. Non posso dire quello che non sono. Non sappiamo. Allora, noi non sappiamo. Va bene così. Dai. Allora, non è Calypso, non è il twist. Twist. Non è il surf. Non è il rock and roll? Era Bollywood, era lo stile che abbiamo, cos'è? Che abbiamo cominciato l'altro anno! Bollywood! Vabbè, te
tesoro mio, hai presente? L'abbiamo fatto l'altro anno, però Ola, sedetevi qua. Abbiamo lo spartito numero 5 per la prossima coppia. Eccovi qui ragazzi e zitti tutti. Zitti tutti. Ok. Allora, questa è una sfida di paso doble. Sì. Siete pronti? Così pensavamo. Are you ready? Yeah. Yeah. Sei pronto? Okay. 3. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Attenzione! Gideon, here, the center. Gideon, by yourself. Ciao! Cominciato con il paso doble. Sì. E which is the dance I'd actually like to finish for once. Sì, è bello che avrei voluto finire almeno per una volta. Magari. Chissà, magari la prossima. Però, a parte il paso doble, che altro hai ballato, Gideon? I don't have the slightest idea. No, ne ho la più pallida idea. Vabbè, qualcosa è successo. Something happened. Excuse me? Ecco, something happened. Sì, che hai ballato? That's freestyle. Stile libero, diciamo. Bravo, 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 freestyle. Questo era Bollywood. Sì, Bollywood. Oh, yeah. Bollywood. Ah, sì. Maybe that'll give me a job too. Allora, prego, accomodatevi. Adesso, prima di dare la votazione, vorrei aprire la sala delle stelle per sapere invece il nome delle due altre coppie che stanno per salire. Millie. Sì. Per favore, queste cose qua a me creano dei disagi, diciamo no, così. Non minacciate Paolo, eh. L'hanno già fatto. Non minacciate Paolo, perché... Lo gonfiamo, non lo minacciamo, lo gonfiamo stasera. No, no, ma sta bene. È in mani sicure. Vado. Barbara, Samuel, Paolo e Vicky. Ah. Allora, prego Paolo. Allora ragazze, venite con me, tranquillamente andiamo in studio. Milly, 30 sì. Secondi e siamo lì. Perfetto, richiudiamo tutto, sigilliamo. Giusto per gustarci un po'. Come è stata sta sfida, Presidente? Guarda, entrambi i maschi mi hanno stupito tantissimo, perché pensando al primo spettacolo che hanno fatto, hanno migliorato tantissimo. Si sono veramente liberate, finalmente. Oh, oh! Chi ha baciato Gideon? Che pieno... fatto... Ah, ma no! Che è successo? Ti sei ferito? Sì, si sente in guerra e quindi si è fatto proprio... Oh, Dio mio! Si è ferito... No! Si è sbucciato completamente un ginocchio! E sangue! Sangue! No! Che uomo! Che macio!
No, però veramente, c'ho un ginocchio completamente sbrindellato. Ho capito, ma è sbrindellato davvero. Va bene, è tedesco e allora anche il sangue. Il sangue è super. Vabbè. Allora, 5 punti di preferenza per ognuno dei giurati. Allora, giurati, dite per favore la vostra preferenza, eh? Certo, certo, no, volevo dire che l'altra Even... volta... No, dopo. Sì, sì, dai. Even Zazzeroni! Burkhard Togni. Fabio Canino. Cabreriso. Carolyn Smith. Bruno Ola. Lamberto Sposini. Burkhard Togni. Guillermo Mariotto. Burkhard Togni. Vince la sfida la coppia Gedeon e Samantha Togni. Allora, questo vuol dire che Gedeon porta a casa 15 punti che vanno in dote nella prossima sfida e tu ne hai 10. Vabbè, voi portate a casa 10 punti per la prossima Benissimo. Sfida. Cosa volevi dire, Bruno? Scusa? No, no, volevo appunto chiedere dei punti che non avevo capito, giusto? Sì, sì, sono 15 okay. a 10. Ok, perfetto. Allora, vatti a curare il ginocchio. 5 points for blood, eh? Io ho 5 punti per il sangue a me, eh? Certo, sono l'extra bonus per la ferita. Vatti a curare! Sì! Prego, Bruno, capito!